Bentornati a Qui Salute, il nostro programma Qui Talk è dedicato oggi a una specialità, la fisiatria, ma innovativa, e con noi abbiamo una bella dottoressa. Eccola, Maria Laura Lopez, benvenuta, l'aspettavamo perché dobbiamo capire che cosa fa il fisiatra, ma soprattutto cosa fa un fisiatra innovativo. Allora, partiamo da che cosa fa un fisiatra. Fisiatra è un medico specialista in medicina fisica e riabilitazione. È sicuramente meno facile da identificare dal nome esattamente di che cosa si occupa, perché siamo tutti abituati ad attribuire alla specialità un organo, come cardiologo al cuore, neurologo al cervello e così via. In effetti il fisiatra rimane un po' perché è uno specialista che si occupa un po' della disabilità in generale, della persona in generale. Ovviamente un pochino più dell'aspetto fisico, dal punto di vista delle patologie, dell'apparato osteomiarticolare, anche patologia neurologica, quindi tutto quello che la patologia che può creare in qualche modo una disabilità alla persona. È un medico quindi che si occupa più di terapie conservative, quindi non fa il chirurgo, e quindi ha un ruolo, diciamo così, di coordinare anche nell'ambito della riabilitazione l'equipe riabilitativa, quindi lavorare insieme a tantissimi altri professionisti come il fisioterapista, il logopedista, il terapista occupazionale, eccetera, eccetera. Osteopata, eccetera. Osteopata, esatto, tante figure. Quindi normalmente è un medico abituato a lavorare in un team di persone insieme ad altre persone, condividere ovviamente i percorsi, quando si parla di percorsi riabilitativi. Nella professione un pochino più specifica da medico, e lì possiamo arrivare all'aspetto più innovativo, è un medico che si occupa anche di fare delle azioni così mediche, quindi interventistiche, e quindi usando anche delle tecnologie a scopo di curare, di trattare degli aspetti. Quindi in quest'ambito qua la fisiatria si è evoluta tantissimo negli ultimi anni, proprio perché ha dato un ruolo al medico fisiatra di eseguire tutta una serie di terapie che prima era più un medico così prescrittore, collaboratore delle altre figure professionali. Abbiamo tante domande, ma la più urgente di tutte è proprio determinata da questo momento della vita. Parliamo tanto di smart working, per cui il lavoro fatto da casa col computer, che ha indubbiamente i suoi vantaggi tecnologici, ma porta anche a delle posture sbagliate. Gli viene in mente qualcosa, dottoressa? Mi viene in mente molte cose, perché in effetti in quest'ultimo periodo il numero di persone che si recano dal medico fisiatra sono proprio per patologie che si sono riacotizzate o comparse, esordite in seguito a smart working. Noi, se pensiamo a tutto quello che sono le posture che le persone hanno dovuto assumere e modificare durante lo smart working, ovviamente possiamo immaginare che sono aumentati mal di schiena, mal al collo, quindi la cervicalgia, le ernie discale, le sciatiche, questo tipo di patologia. In effetti la postazione di lavoro a casa non è una postazione di lavoro pensata per il lavoro, pensata per tutt'altro, per la vita familiare. Quindi non abbiamo i tavoli adatti, non abbiamo le sedie dell'altezza adatta, non abbiamo gli stessi computer che sono stati dati alla maggior parte delle persone, che sono i portatili, che costringono il collo a stare per esempio piegato, e quindi costringono ancora delle posture più sbagliate, mantenute poi a lungo tempo. Per cui diamo anche un suggerimento da quelli che ci ascoltano anche da casa, ad esempio quando si lavora sul computer, dove deve stare il nostro posizionamento? Più su, più verso la vista? Allora, il computer, il monitor dovrebbe stare all'altezza degli occhi, e quindi già qui capiamo che il portatile sta appoggiato su un tavolo, perché se io lo metto alto mi viene poi la periartrite alle spalle, perché tengo le braccia molto alzate. E quindi io consiglio di chi deve usare il portatile a lungo termine, per un lungo periodo, di prendersi un monitor che si attacca al PC, e quindi di utilizzare il PC portatile come una tastiera, e il monitor all'altezza giusta, quindi all'altezza del capo, che deve stare frontale, quindi non laterale, in modo che non stare così col capo ruotato, ma a un'altezza giusta. Sulle sedie e sui tavoli è un pochino più complicato, perché veramente uno deve adattarsi a quello che ha a casa. Però
anche lì bisognerebbe stare in una postura seduta, in una postura corretta, con la colonna dritta, quindi cercando di mantenere le spalle, i gomiti dritti, quindi non incurvati, non tanto in alto, non tanto in basso, quindi non è facile perché non sono ovviamente mobili pensati per lavorare. Per cui disfunzioni posturali, e quando pensiamo a una corretta postura ogni tanto bisogna ricordarsi di alzarsi dalla sedia a fare un giro anche nella parte ortopedica, è un consiglio, di non stare troppo nella stessa posizione. Addirittura di mettere una sveglietta e dopo un'ora e mezza di ricordarsi, perché magari uno è distratto col lavoro, magari non si ricorda, di alzarsi e fare un giro intorno al tavolo proprio per evitare queste posture statiche in cui costringono la muscolatura a lavorare già in modo sbagliato per un lungo periodo, che poi evocano contratture, dolore e così via, altre patologie sempre più gravi. Abbiamo un sacco di domande, una che ci hanno fatto è l'ossigeno-zonoterapia, se ci vuole raccontare qualcosa di questa terapia così innovativa e soprattutto così progressiva. Allora, l'ossigeno-zono, ecco, è una delle cose di cui per esempio molti fisiatri si occupano, quindi una terapia soprattutto iniettiva se parliamo dell'apparato osteomioarticolare, quindi in cui inizialmente in ambito, questo nel nostro ambito così di lavoro, inizialmente era utilizzato per la patologia discale, quindi nasce fine anni 80 soprattutto, poi si sviluppa negli anni 90, dove sono usciti tutta una serie di studi, eccetera, nella patologia discale. Nel frattempo, grazie anche alla ricerca scientifica, si è capito che l'ossigeno zona aveva anche un potere, diciamo così, antinfiammatorio, aveva un'azione antinfiammatoria, quindi oggi si viene utilizzato anche per la patologia tendinea, per tutto quello che è la patologia infiammatoria dell'apparato osteomioarticolare, quindi che gonalgia, male alle ginocchia, male alle spalle, quindi si può utilizzare anche al posto del cortisone in quest'ambito qua. Sicuramente l'utilizzo per cui la maggior parte delle persone lo conoscono è per le ernie discale, in cui oggi, come oggi, c'è una serie di letteratura molto ricca sull'efficacia di questa terapia proprio nel trattamento e nella gestione dell'ernia discale. Io ricordo sempre ai miei pazienti che trattare un'ernia discale non è solo togliere l'ernia, quindi l'ozono sicuramente contribuisce a togliere il dolore, a ridurre l'obiettivo, di ridurre poi il volume dell'ernia, eccetera, ma bisogna curare la causa che ha fatto arrivare l'ernia, e quindi è un'ottima arma che noi disponiamo. Però bisogna sempre pensare che poi quando il paziente sta bene, che deve curare la causa che l'ha creata. Di cose ne avete tante, teca, ronde d'urto, ce ne sono. Sì, ecco, un'altra tecnologia che usano i medici fisiatri sono per esempio le onde d'urto focale, che è una terapia che anche lì inizialmente c'è tutta una storia anche abbastanza divertente di come è arrivata questa terapia, perché è arrivata dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando si è scoperto che i marinai che stavano nei sottomarini non avevano i calcoli renali, e quindi si è capito che avevano questo ruolo. Bombardamento diverso. Infatti il primo utilizzo delle onde d'urto focale era in ambito urologico. Quando è arrivata all'ambito ortopedico, di cui noi ci occupiamo, è arrivato proprio per il trattamento delle calcificazioni. Quindi l'idea che questa terapia potesse avere un'azione nel ridurre e togliere le calcificazioni. E poi si è visto che in effetti l'onde d'urto ha anche un'azione rigenerativa, che non spacca niente come l'idea che magari le persone ce l'hanno, che vengono a fare questa terapia, che deve spaccare qualcosa, o che hanno paura che si rompa addirittura l'osso. Invece no, ha un'azione rigenerativa, un'azione, quindi un'indicazione in tutte le tendinopatie, maggior parte diciamo così le tendinopatie. E ha anche un'azione per esempio nei ritardi di consolidazione dell'osso, quindi non spacca nessun osso, ma addirittura può aiutare a favorire la rigenerazione. Vorrei tenerla qui sempre perché abbiamo miliardi di domande, e soprattutto una importante è di genere con la riabilitazione del pavimento pelvico. È una domanda interessante perché so che siete specialisti proprio nella riabilitazione per tante funzioni importantissime per la donna e non solo.
solo? Allora, la riabilitazione del pavimento pelvico è un'altra area di cui il fisiatra si occupa e quindi che riguarda la donna e l'uomo e che riguarda una serie di disfunzioni, quindi che andiamo dall'apparato urinario, dai disturbi urinari, quindi dove dovuto al problema del pavimento pelvico, quindi ci possono essere questi tipi di disturbi, pensiamo all'incontinenza che è forse quello che viene in mente a tutti. Ma non parliamo solo di questo aspetto qua, parliamo per esempio anche di disturbi dell'alvo, perché ci sono patologie in cui dovuto al fatto che la muscolatura ha un'incoordinazione, per esempio possono produrre difficoltà di evacuazione, eccetera. E quindi anche questo, oltre che ovviamente l'incontinenza, però anche qua è un'area di focus di questa riabilitazione. Parliamo del dolore. Il dolore pelvico cronico è un mondo, perché far ginnastica e non solo. È un mondo in cui lì dentro questo contenitore ci sono tantissime patologie che riguardano patologie del muscolo, patologie del nervo e quindi che sono due aspetti, diciamo così, di cui il fisiatra si occupa. E poi arriviamo alla parte sessuale, perché ovviamente la muscolatura del pavimento pelvico ha un ruolo anche nell'attività sessuale, quindi che sia maschile che sia femminile, fino ad arrivare alle disfunzioni erettili, dove viene anche, può esserci anche un trattamento con un dedurto focale, ecco lì che ricompare il medico. Teniamo qua sempre Maria Laura Lopez è con noi, grazie di essere venuta, ma soprattutto la rivolgiamo in altre puntate perché è troppo importante quello che sta dicendo, perché abbiamo capito che il fisiatra è innovativo in ogni senso, soprattutto per ambiti che riguardano la qualità della nostra vita, per stare meglio in tutte le funzioni e spettri dell'esistenza 360 gradi. Grazie ancora.